Prima pagina ancora per l'Accademia Le Castella che con un gol al 90° di Greco batte per 1-0 la Nuova Valle e si mantiene ancora a punteggio pieno nel girone C di seconda categoria per la settezza del girone nel Catanzarese, quindi 12 punti per la squadra crotonese che mantiene le distanze sulle seconde in classifica. La Polisportiva Palermiti che vince 1-0 il derby contro lo Skill Legion e il Petronà che invece ha ragione seccamente dello Sporting Crotone per 4-0 con ben 4 reti segnate, di cui 2 nel primo tempo e 2 nel secondo tempo, segnate da Ferrarelli, Voci, Esposito e Brizzi. E per quanto riguarda le altre squadre, dicevamo quindi che c'è il bel risultato della Sersalese che in pratica va a vincere fuori casa a Cropani contro il Real Cropani 3-0 per la squadra che domenica scorsa, dopo essere stata andata diciamo, a punteggio pieno, in pratica è stata fermata sul pareggio proprio dalla Palermiti in quello che era uno scontro diretto al vertice. E sul resto del fronte dobbiamo ricordare il pareggio 1-1 del Real Giano nell'anticipo delle 10:30 della domenica mattina con i gol di Lacaria per il Cacuri e di Mazza che pareggiava nel secondo tempo per il Real Giano, l'altro pareggio 0-0 tra Torre Melissa e Real Cotronei e la vittoria in trasferta nell'altro derby di giornata dell'Academy Cirifalco contro la Marone sul campo di Valle Fiorita con le reti di Vonella e di Serratore. E tornando al discorso dell'altro derby, come dicevamo, quello tra la Polisportiva Palermiti e lo Skill Legion, una partita abbastanza spigolosa che in pratica si è giocata nel secondo tempo sotto una pioggia battente. È stata proprio la squadra del tecnico D'Amico ad avere la meglio con un gol nel secondo tempo, ad inizio del secondo tempo, 52esimo per la precisione, del solito Marino che raggiunge quota 4 nella classifica dei marcatori. È una partita, come dicevamo, spigolosa perché è lo Skill Legion che reduce da un solo punto in classifica, purtroppo tale è rimasto ancora per la squadra di Bartolotti, ma l'aveva messo un pochettino, non diciamo sull'agonistico, perché il Palermita ha sbagliato un paio di azioni in inizio di partita, poi non riuscendo a segnare, chiaramente la squadra di Andrea Staglianò ha cercato di mantenere la porta inviolata, ha giocato una buona partita, poi c'è stato il diluvio nel secondo tempo dopo che c'era stato il gol di Marino, ma alla fine non c'è stato più nulla da segnalare perché la partita in pratica si era chiusa nel momento in cui era andato in vantaggio il Palermiti, perché poi c'erano difficoltà sia per mantenersi in piedi nell'acquitrinio sia perché la Skill Legion, al di là proprio di Staglianò, ha dimostrato ben poca cosa in attacco. Invece dobbiamo segnalare per la squadra del presidente Truglia diversi infortuni che potrebbero segnare per il momento questo buon inizio di campionato. Ricordiamo, l'anno scorso lottava per le zone basse della classifica, quest'anno è secondo in classifica con 3 vittorie ed un pareggio. Comunque siamo ancora alla quarta giornata e vedremo come andrà a finire tra Le Castella, Palermiti, ma non dimenticando ovviamente anche Petronà, Sersalese e qualche altra sorpresa che potrà venire fuori, tipo come dicevamo l'Academy Cirifalco che è andato a vincere in trasferta.